Mai come in questo tempo vale il motto l'unione fa la forza. E sono consapevoli il San Donà 1922 e il Don Bosco San Donà, due realtà storiche del calcio del Basso Piave che hanno deciso di mettersi insieme. La fusione, che sarà operativa da luglio, darà vita ad una società che per numeri diventerà la più grande della città. Il San Donà 1922 porterà in dote la prima squadra in eccellenza e il Don Bosco garantirà un florido settore giovanile con 300 tesserati, scuola calcio elite e squadre in tutte le principali categorie regionali. La nuova società porterà nome e colori sociali della prima squadra, si chiamerà dunque San Donà 1922 e vestirà i colori biancocelesti. Ivan Siciliotto sarà il presidente, affiancato dal vice Antonio Cisaria. Nel consiglio direttivo siederanno anche il direttore generale Roberto Pellizzaro e Alessandro Bisiol, referente per il settore giovanile. La società potrà contare sulla sponsorizzazione di Omega Group, società guidata dall'ex presidente del Don Bosco Franco Marcati. Ma qual è l'idea alla base di questa fusione? Ce lo spiega Maurizio Costantini, che sarà il responsabile dell'area tecnica per prima squadra e juniores. L'idea è quella di dare una nuova immagine a questa società, chiaramente partendo dall'organizzazione, e soprattutto l'idea di cercare di coinvolgere sul territorio molti ragazzi, cercare di avere, diciamo, questo coinvolgimento a livello di una cittadina che sicuramente merita un palcoscenico migliore dell'eccellenza, ma credo che per fare questo ci voglia serenità, ci voglia anche un po' di pazienza, perché questo è un anno particolarmente complesso, in quanto quando si riparte bisogna valutare un po' tutte le componenti, anche quella che è la nuova filosofia della nuova proprietà. Ecco, siamo sotto la curva, in questo momento la curva dello Zanutto è vuota, però sarà importante anche il loro apporto in questo progetto. Questi ragazzi che ho visto più volte incitare i loro beniamini, è una cosa carina, bella, e mi auguro che diventino anche più numerosi. Vuol dire che pian pianino stiamo veramente coinvolgendo tutto il territorio. La nuova dirigenza ha già incontrato l'amministrazione comunale, avanzando delle richieste per le necessarie strutture sportive in cui operare. Tra gli obiettivi del nuovo sodalizio, riportare a giocare in prima squadra giocatori della città. L'idea di unire queste due società, una forte sulla prima squadra e l'altra sul settore giovanile, credo che sia di valore aggiunto per tutta la città. È chiaro che lo stadio resterà sempre questo, lo storico Zanutto, però anche per un settore giovanile c'è bisogno di una struttura importante e c'è volontà da parte della dirigenza di investire in quella struttura. Rimarrà forte anche il legame con il valore educativo della tradizione salesiana grazie alla Don Bosco Academy, riservata agli under 13. Considerando appunto che la parte sociale nel calcio per i piccoli è molto importante, abbiamo valutato e stiamo condividendo con la Casa dei Salesiani, quindi con il Don Bosco, di mantenere un'academy all'interno del Don Bosco che parta dai primi calci fino ai 13 anni, in maniera che i valori del calcio che noi abbiamo sempre condiviso con tutti, o quantomeno abbiamo cercato di portare avanti, rimangano all'interno del Don Bosco, ovviamente partendo dalla società San Donà 1922, che sarà la società competitiva, ma mantenendo il calcio sociale condiviso con i salesiani all'interno del Don Bosco.